Proviamo a calcolare ora la derivata della funzione f di x uguale x alla n, dove n è un numero intero. Allora iniziamo calcolando f di x più h. In generale, quando dobbiamo fare la potenza n-esima di un binomio, abbiamo n più 1 termini. Pensate, 3 termini per lo sviluppo del quadrato, 4 termini per lo sviluppo del cubo e via così. Nel nostro caso però non ci servono tutti i termini, in quanto uno dei due addendi, di cui poi prendiamo la potenza del binomio, tende a 0. Nel nostro h poi sarà preso con il limite che tende a 0, per cui quando avete una quantità che tende a 0, significa che il suo quadrato è trascurabile rispetto ad essa, il suo cubo è trascurabile rispetto al suo quadrato e via così. Quindi a noi interesseranno solo due termini di questo sviluppo, quello che contiene x alla n, perché x non è infinitesimo in generale, e il termine che contiene h elevato alla 1. Ora, quando si fa lo sviluppo, i coefficienti della potenza n-esima del binomio sono i coefficienti binomiali, in particolare il coefficiente che contiene h alla 1 e x, quindi alla n-1, è proprio n. Quindi inserendo questo sviluppo abbiamo f' di x uguale limite per h che tende a 0, allora di x più h alla n meno x alla n tutto quanto fratto h, che quindi vuol dire limite per h che tende a 0 di x alla n più n volte h per x alla n-1, più tutta una serie di termini trascurabili che contengono h quadro, h cubo fino ad h alla n, meno x alla n tutto quanto fratto h. Ora x alla n si semplifica, h si semplifica nell'unico termine che rimane, e il risultato è n volte x alla n-1. Ora invece proviamo con un metodo più complesso a calcolare la derivata della funzione generale f di x uguale x alla alfa, però questa volta alfa appartiene ad R. Ossia, non ha più senso fare quello che abbiamo fatto prima, perché non è una potenza intera di cui sviluppati i coefficienti binomiali. Allora, iniziamo ricordando un utile artificio che useremo. Noi possiamo esprimere un numero x maggiore di 0 come e, la base dei logaritmi naturali, elevato al logaritmo per ottenere x. Questo perché voi prendete e, lo elevate all'esponente, cioè al logaritmo che vi serve per ottenere x, quindi ottenete x. Di conseguenza x all'alfa sarà e al logaritmo di x, e questo è x, tutto all'alfa, potenza di potenza prodotto degli esponenti, quindi è e all'alfa per logaritmo di x, come è segnato qui. Quindi iniziamo a calcolare la derivata di x all'alfa con alfa generico. Allora dobbiamo fare limite per h che tende a 0 di e all'alfa per logaritmo di x più h, e questo sarebbe x più h all'alfa, meno e all'alfa per logaritmo di x, e questo sarebbe x all'alfa, tutto quanto fratto h. Ora, il termine delicato è questo qui intanto, questo che sto cerchiando adesso. E possiamo scriverlo in un modo più comodo, anche se apparentemente sembra più complicato, per riuscire a risolvere questo limite. Allora, qui usiamo un solito artificio. Allora, logaritmo di x più h, vedete qui nell'argomento del logaritmo ho diviso e moltiplicato per x, complessivo moltiplicato per 1. Poi ho scomposto questa frazione, quindi questo è logaritmo di 1, cioè x fratto x, più h fratto x, tutto quanto che moltiplica x. Abbiamo un logaritmo di un prodotto, è la somma dei logaritmi dei singoli argomenti. Quindi questo è logaritmo di 1 più h fratto x più logaritmo di x. Ora ci si chiede perché ho fatto questo. Ricordiamo che qui h tende a 0. Quindi uno dei due termini dello sviluppo di logaritmo di x più h è del tipo logaritmo di 1 più una quantità che tende a 0. Ricordiamo questo limite notevole che ho segnato qui in basso. Limite per y che tende a 0 di logaritmo di 1 più y fratto y uguale 1. Questo significa che
che posso utilizzare questo limite notevole per semplificare questa scrittura, che è quella, diciamo, che crea preoccupazioni. Allora, intanto ricapitoliamo dove siamo arrivati. Siamo allora f' di x uguale limite per h che tende a 0 di e alla alfa per, al posto di questo termine abbiamo questo sviluppo, quindi logaritmo di 1 più h fratto x più logaritmo di x, poi abbiamo meno e alla alfa logaritmo di x tutto fratto h. Proseguiamo con il calcolo, ricordando ciò che ho detto prima, al posto di logaritmo di 1 più h fratto x possiamo sostituire h fratto x, ricordando il limite notevole. Quindi abbiamo limite per h che tende a 0 di e alla alfa che moltiplica h fratto x più logaritmo di x meno e alla alfa per logaritmo di x. Proseguiamo. Ora possiamo raccogliere e alla alfa logaritmo di x dei due termini. E resta e alla alfa logaritmo di x che moltiplica e alla alfa per h fratto x meno 1, tutto quanto fratto h, limite per h che tende a 0. Ora il primo termine, e alla alfa logaritmo di x, ricordando il primo artificio introdotto, possiamo riscriverlo come x alla alfa. Quindi abbiamo il limite per h che tende a 0 di x alla alfa per questo termine. Di nuovo usiamo il solito artificio di moltiplicare e dividere per una stessa quantità. In questo caso moltiplico e divido per alfa fratto x. Questo perché? Perché vedete qui siamo quasi nella situazione di avere un limite notevole, perché abbiamo e elevato a un infinitesimo, ricordiamo che h tende a 0, alfa ed x sono numeri finiti, meno 1, tutto quanto fratto h. Se io moltiplico e divido per alfa fratto x, vedete che riesco a riprodurre un limite notevole. Abbiamo e elevato a un infinitesimo, meno 1, diviso lo stesso infinitesimo. Cioè siamo in questo caso, limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 fratto x uguale 1. Quindi tutto questo termine, quando h tende a 0, tende a 1. Quindi siamo rimasti con limite per h che tende a 0 di x alla alfa per, questo termine è 1, qui abbiamo x fratto alfa denominatore, quindi per alfa fratto x. Quindi otteniamo alfa volte x alla alfa meno 1. Quindi la derivata di x alla alfa con alfa generico, alfa numero reale, è alfa volte x alla alfa meno 1. La stessa formula che nel caso in cui l'esponente era un numero intero.